Ciao a tutte ragazze, bentornate in un nuovo video. Allora, oggi volevo farvi un video aggiornamento, dato che sono ormai mesi che io non faccio video, volevo approfittare di questa 10-15 minuti forse che Nathan dorme per mostrarvi i costruttori che sto utilizzando in questo periodo. Ora, qui davanti ancora non ce li ho, quindi devo prenderli man mano. E quindi voglio farvi vedere, voglio aggiornarvi su quali sto utilizzando da quando ho ricominciato a lavorare, insomma, relativamente, perché sto lavorando veramente molto 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 poco veramente, anzi forse preferisco più fare video in questo caso che stoppo e vado dal bimbo e non che comunque devo lavorare, perché non ho nessuno che lo tiene. Quindi al momento vi faccio vedere quelli che sto utilizzando per la maggiore, che non sono niente di nuovo, sono tutto ciò che utilizzavo prima, ma semplicemente questa volta sto utilizzando dei prodotti specifici, cioè sono solo quelli, diciamo. Ora vi faccio vedere. Allora, volevo partire un attimo dalle basi e poi dirvi un po' come le vado a utilizzare. Allora, come prima base, quando ho un'unghia sana e sopra voglio utilizzare un costruttore abbastanza rigido, utilizzo la base rubber. Eccola qua, che è una base elastica, quindi dobbiamo fare insomma un 50 e 50 per rendere l'unghia abbastanza poi reattiva ai colpi. Ecco, quindi base rubber elastica per un costruttore rigido, quindi diciamo che aiuta a mantenere elasticità durante tutto il mese, ecco, sulle unghie. Quindi base rubber, in questo caso Michel Nails. Poi due basi fibre, io ne utilizzo un paio, ma o una o l'altra, onestamente io mi trovo benissimo con entrambe, ossia la Clear di La Femme Professionnelle da 15 ml, perché prima c'era, vi ricordo, solo in 8 ml, adesso c'è anche quella da 15, oppure utilizzo la Fiber Nude Chiaro, ma potete utilizzare anche qualsiasi altra colorazione. Io di solito utilizzo le colorazioni in base al costruttore che devo utilizzare. Quando devo fare un colore posso utilizzare tranquillamente la nude, quando invece devo fare un costruttore, per dire, lattiginoso bianco, vado ad utilizzare la base fibre bianca, oppure vado ad utilizzare la base elastica bianca in base al costruttore naturale che devo lasciare così, in bella vista, diciamo, senza colore. Quando devo fare un colore normale, poi vado ad utilizzare la trasparente o comunque una nude molto chiara. Quindi queste sono le due basi fibre che vado a utilizzare quando invece sopra vado ad utilizzare un costruttore elastico o medio elastico. Non ci sono differenze. Ecco qua all'interno, vedete che è leggermente filamentoso perché ci sono appunto le fibre. Quindi io utilizzo sia questo di Michel Nails sia questo qua di La Femme Professionnelle. A volte utilizzo anche quelle di Gamax, che mi piacciono tanto anche quelle. Come base utilizzo anche questa qui di Michel Nails, che secondo me è una manna dal cielo, ma va utilizzata con un costruttore abbastanza elastico, non troppo rigido, ed è appunto la Fiber Glass, questo qui. E come vedete, cioè si vede già ad occhio nudo, ha una texture molto molto fiber. Infatti all'interno si vede proprio che ci sono delle fibre. E in questo caso questo costruttore, vedete come rimane bello. Io lo utilizzo quando ci sono proprio dei taglietti, dei mini taglietti, delle mini spaccature. Vado ad utilizzare questa base per ricomporre l'unghia, diciamo. Poi se è fuori dal bordo libero ancora meglio, la vado a utilizzare, vado a attaccare, no? Vado a ricollegare le due estremità della lesione. E poi, se riesco, sotto con la fresa vado anche a limarmi l'unghia, ecco. Quindi questo qui è la base fiber che utilizzo.
Poi partiamo dai costruttori. I due in assoluto che diciamo utilizzo per fare il baby boomer sono Master Rose e Master Baby Boomer di Passione Unghie, che utilizzo con una base rubber o fibre se al di sotto ho un'unghia abbastanza rovinata o comunque piena di rossori, diciamo un po' come mi è capitato il mese in cui sono tornata a lavorare, che avevano tutte le unghie frantumate da altre operatrici, ma lasciamo stare. Master Rose, eccolo qua, in questo caso quello da 50 ml, bellissima colorazione, molto naturale, mi trovo veramente bene. E poi utilizzo il Master Baby Boomer, eccolo qua, che dalla fotocamera può sembrare rosato, ma in realtà una volta sull'unghia l'effetto è praticamente bianco, quindi mi piace perché è un effetto abbastanza naturale del baby boomer, ma comunque trovate anche il video dove ve lo mostro, insomma. Poi costruttori, vediamo un po', vi mostro quelli che utilizzo di Michelle Nails. Allora, utilizzo l'Ice White per un effetto bianco naturale, quindi lasciando il bianco come costruttore, diciamo come effetto senza colore, eccolo qua. Questo è il bianco Ice White che ora non riesco, aspettate un attimo. Eccolo qua. Questo qui è l'Ice White che rimane leggermente trasparente, sotto ci metto una base bianca, quindi una fiber, una rubber bianca, e al di sopra posso anche andare a tonalizzare ulteriormente con un sigillante bianco lattiginoso. Io tipo ho quello di La Femme Professionnelle, che è l'M001. Quindi questo qui è il primo costruttore lattiginoso bianco che utilizzo. Poi vi ho mostrato il costruttore Ice White, adesso invece vi faccio vedere i costruttori che utilizzo per il costruttore che utilizzo per la maggiore con una base rubber. Eccolo qua, il Pink Natural. In realtà questo ha una media densità, cioè nel senso che è medio elastico, ecco, quindi posso utilizzarlo sia su base rubber sia su base fibre. E vi faccio vedere la colorazione, che a mio avviso è anche carina, non è totalmente coprente, ma per un monocolore ci va più che bene, anche per un French in rilievo, cioè insomma in superficie, ecco, non mi veniva la parola. Quindi questo qui è il Pink Natural. Ah, non vi ho fatto vedere la sua densità, eccolo qua. Mi piace la densità di questi costruttori perché vanno bene anche in estate, non si muovono minimamente. Poi vi faccio vedere un altro costruttore che sto terminando, di Michelle Nails, che utilizzo prevalentemente su persone che hanno una carnagione scura, ecco. Però in realtà ultimamente lo sto utilizzando soprattutto per i monocolori. Mi piace, vabbè, ormai l'ho comprato, però è abbastanza carino. Non è, è sempre semicoprente, quindi non ha una colorazione strong, ma è sempre un semicolorato, diciamo. E quindi questa qui è la colorazione e anche questo mi piace tanto tanto. Ultimo al momento che sto utilizzando di Michelle Nails è il Natural Star, che è questo bellissimo costruttore glitter che vabbè, si è rotta la confezione, ma dettagli. Eccolo qua, è molto molto bello anche questo. All'interno ci sono questi glitterini molto molto sottili, carinissimo, bianchi in questo caso, e rende veramente la nail art, comunque la manicure, molto delicata, ma allo stesso tempo anche elegante, quindi mi piace tantissimo, lo uso veramente veramente tanto, quindi ci sta ogni tanto. Poi andiamo avanti, quelli di Michelle Nails al momento sono quelli che sto utilizzando di più. Devo riprendere in mano la situazione Ice Gel per capire un po' come siamo rimasti, devo ancora capire un po', quindi vediamo, prima termino un po' di costruttori, poi riprendo la carreggiata, perché dato che quelli non dovrebbero bruciare, dovrei prenderli per l'estate appunto, quindi ne proverò qualcuno. Andiamo avanti con i costruttori di La Femme Professionnelle.
Chanel della linea Jellyfy. Allora, vi mostro in assoluto il One Face No Heat. Tutti quelli che utilizzo sono No Heat, quindi non bruciano in lampada assolutamente. Vi ricordo che su Michelle Nails c'è sempre il mio codice sconto valido su tutto il carrello, anche sui prodotti già scontati. Quindi fatevi un'idea un po'. Eccolo qua il costruttore trasparente di La Femme Professionnelle, leggermente più liquido rispetto a quelli di Michelle Nails, ma la colorazione trasparente è veramente cristallina e serve proprio anche per i muretti, che io ancora non ho ripreso a fare, ma vedremo un po'. Quindi questo è molto molto cristallino, non brucia e poi si lavora molto bene, soprattutto in questo periodo che ancora non è né troppo caldo né troppo freddo. Quindi ancora super utilizzabili anche in estate, su unghie abbastanza corte, per una lavorazione abbastanza veloce va benissimo. Poi One Face No Heat Milky Pink, e anche questo è uno dei miei preferiti. Questo qua, volendo, lo potete utilizzare anche per fare il baby boomer in punta, un po' come il Master Baby Boomer di Passione Unghie. Vedete, lo potete mettere in punta e crearvi un bianco ma con una punta di rosato, ecco, e poi metterci un costruttore più rosa da sfumare. Insomma, io vi ricordo che faccio il baby boomer solo in struttura, non ho mai fatto un costruttore con la spugnetta perché non sono adattissima alla nail art, quindi preferisco il metodo strutturale. Quindi questo qua è il Milky Pink, tra i miei preferiti. Poi passiamo a vi faccio vedere il Light Pink, eccolo qua. Questo qui era già a catalogo da un po', molto molto bello. Anche questo lo potete utilizzare per un baby boomer, eccolo qui. Vabbè, vi faccio vedere un attimino la differenza tra i due. L'altro ha una texture un pochettino più biancastra, quasi, eccolo qua. Vedete, questo qui è leggermente più rosato, mentre questo qua è una tonalità più bianca, quindi più chiara. Quindi molto molto carini entrambi e io onestamente li utilizzo tranquillamente per effetti naturali anche. Vabbè, io sono amante dei nude, di tutto ciò che è natura, quindi. E poi infine vi faccio vedere i due costruttori che ho praticamente aiutato io a far uscire fuori. Ecco, li ho testati accuratamente e ho detto ok, questi sono i miei preferiti che possono andare a far parte, possono entrare a far parte della linea No Heat di La Femme Professionnelle. In questo caso abbiamo il Natural, sempre No Heat. Questi qua sono costruttori che assolutamente non bruciano ed è un naturale pazzesco, secondo me è tra i nude più belli e mai visti. Ovviamente avete anche i video, non mi ricordo se sono qui su YouTube o se li trovate su TikTok, ma se non erro su TikTok. Quindi questo qui è il One Face No Heat Natural, ecco qua il nome. E poi abbiamo il One Face No Heat Dark Cover, che è leggermente più scuro, eccolo qua. Ha una colorazione leggermente con una punta di beige marroncina, ecco, leggermente più scuro. Quindi potete adattarvi a utilizzare i costruttori naturali o comunque nude in base alle carnagioni che vi si presentano davanti. Ovviamente poi in base all'occhio lo capite quale fa il caso per una o per l'altra cliente, insomma. Quindi molto molto bello anche questo. Quindi questi qui al momento sono i costruttori che sto utilizzando per la maggiore. Quindi vi ricordo magari i codici sconto se ne volete acquistare qualcuno. Quindi questa è la linea di La Femme Professionnelle, la No Heat, quella che non brucia praticamente, adattissima all'estate anche a questa stagione. Codice sconto BABINO12. Abbiamo i Master di Passione Unghie, che mi piacciono e li utilizzo spesso, diciamo, soprattutto per il baby boomer. E poi abbiamo tutta la linea Easy Builder, eccola qua, di Michelle Nails. Codice sconto ve lo lascio sempre qui, che è sconto BABINA5. Per chi ha il vecchio codice sconto non funziona più, quindi il nuovo è questo qui di
sconto bambina 5. E poi vi metto anche qui le basi, quindi se siete interessati anche alle basi, mi raccomando, potete tranquillamente prendere spunto da quello che vi ho un po' spiegato. E niente ragazze, io spero che questo video vi sia stato utile. Vi sia piaciuto, insomma, vi ho fatto un po' un recap dei costruttori che sto utilizzando in questo periodo. Ho appena cominciato, quindi questi sono quelli che sto praticamente, ho riesumato, ma ne ho tantissimi altri nei cassetti che devo ancora terminare. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!